ricordato che la fiera, come per la legge, diceva esposizione. Sarà comodo di toccare il profilo perché credo per la prima volta.
bozza, sta per un plenum, questa sera gli interventi della minoranza che mi fanno di fare una sintesi, diciamo, di tutte le considerazioni, le critiche e le cose che sono uscite per domani, se mi dimentico qualcosa, non sono comunque. Siamo sul dibattito e proviamo a rispondere a tutti i punti. Innanzitutto partirei provando a mettere qualche punto fermo su una vicenda che sicuramente è composita, non dico complessa con la sua difficoltà, ma composita, insomma, l'ho detto bene anche che ha avuto la presentazione prima, insomma, in realtà per le vicende complesse dell'amministrazione si sa che lasciano ampi spazi, ampi margini di interpretazione, ovviamente politica, ma sicuramente anche tecnica, ma su questo, come dire, non ci possiamo fare granché. E, siccome i temi sono tanti e già anche nella città, come ho assistito questa sera durante i vostri interventi, ma non per volontà, perché è un argomento complesso, questa sera in Consiglio Comunale, fuori dal Consiglio Comunale credo che le logiche fossero ben diverse, ma diciamo, non mi interessa commentarle, e ci sono molto trappato, questo che evidentemente per quale motivo, per rendere molto navigata, molto complicata la navigazione, perché quando si mischiano, diciamo, diversi argomenti che talora possono essere anche contigui, in alcuni aspetti sia tecnici che scelte dell'amministrazione, è evidente che diventa molto complesso gestire la discussione e il confronto sui punti. Faccio un esempio su tutti, come dire che l'amministrazione non ha rispetto dei volontari, insomma tutte le altre cose. Subito il campo, perché non è assolutamente così, rispetto a ci tornerò dopo, l'abbiamo dimostrato, credo che poi uno si fa ovviamente la propria idea. Nelle lunghe settimane, mesi anche di confronto, ci sono stati intermedi, quello qua arriverò poi al tema del ritardo, perché anche su questo mi permetterete una piccola considerazione. Un altro punto fermo è che insomma, voglio rassicurare il Consiglio Comunale che questa amministrazione le responsabilità se ne sono tutte. Lo facciamo, anche se non volessimo, siamo obbligati a farlo, perché amministriamo questa città, quindi non abbiamo nessun timore nel farlo. Le responsabilità ce le assumiamo in giunta quando occorre assumersi in giunta, ce le assumiamo in consiglio quando occorre assumersi in consiglio, e poi le valutazioni su dove portare o meno una proposta sono fatte ovviamente anche insieme alla parte tecnica, perché il nostro mestiere non è quello di essere i tecnici del comune, ma di essere coloro che danno l'indirizzo politico e amministrativo all'ente. Tra l'altro mi permetto di aprire e chiudere una parentesi proprio squisitamente politica: se il tema fosse non assumersi le proprie responsabilità, tendenzialmente le giunte vanno in giunta, scusatemi la ripetizione, non vengono in consiglio comunale come dire, a nascondere le proprie scelte, perché non esiste nulla di più pubblico, giustamente che viva che sia così, del consiglio comunale. Per cui segnalo questa contraddizione, a mio avviso, nei termini. Provo di entrare un po' sugli argomenti che sono stati tirati fuori. Devo dire, se non ho male compreso il dibattito, scusate, non ho ancora abbassamento di voce, che una gran parte di questo si è concentrato appunto più su dei tecnicismi che sulla sostanza. Magari più in alcuni interventi sono usciti alcuni aspetti più di sostanza. Allora, partirei dall'intervento di Pedazzoni, in alcune risposte ovviamente ne darò delle altre. Si è detto che si è deciso di rivolgersi al mercato, questo è evidente, la Palissiano, perché questa delibera lo conferma e anche gli atti che sono stati presi prima. Mi preme però ricordare, come peraltro ho fatto anche, credo, forse non in maniera troppo chiara, me ne scuso, durante le comunicazioni pubbliche, che si è arrivati a questa scelta dopo diversi confronti avuti questi mesi, accesi, più o meno accesi, ma questo è il bello della democrazia, che fa parte del gioco, con gli operatori interessati. Per cui non è stata una scelta di imperio, questo credo che sia corretto dirlo al Consiglio Comunale, a chi ci guarda, a chi ci guarderà da domani, quando caricheremo il video, e ai cittadini che sono presenti in sala. Per cui questo è importante anche sottolinearlo, e ne approfitto per rispondere ad una serie di considerazioni legittime e anche corrette sul tempismo, dove si manifesta la preoccupazione dei tempi. Vi assicuro che la preoccupazione è anche nostra, ma si è arrivati a questo punto perché in questi mesi, come dire, si è operato un confronto e un dialogo con gli operatori interessati. È piuttosto evidente che il confronto e il dialogo ha bisogno di un tempo
dire, un'amministrazione non fa una cosa sola alla volta, colgo con piacere, a uno spunto, se non ricordo male, perdonatemi, se ricordo male gli appunti di Petazzoni quando dice che un'amministrazione dovrebbe occuparsi di qualcosa di più importante. Io, capogruppo Petazzoni, sono molto d'accordo con lei. Poi, in fin dei conti, gli amministratori devono affrontare le cose che no, che capitano, che succedono, e quindi, come dire, avremmo sicuramente utilizzato i tempi in maniera diversa, ma non perché non riteniamo importante il tempo che viene dedicato alla fiera, ma perché probabilmente si poteva arrivare anche a una soluzione diversa. Fatto sta che di fronte all'evidenza di una scelta che non poteva andare in una direzione, e qui torno sul tema della responsabilità, siccome tutti vogliono fare la fiera, la responsabilità di un amministratore è quella di procedere, perché poi in fin dei conti i cittadini dobbiamo rendere conto ai cittadini che ci chiederanno, qualora avessero deciso di non fare la fiera, dov'è la fiera. Per cui è sicuramente una responsabilità quella degli amministratori di ponderare le proprie scelte, farlo attraverso il confronto, cosa che noi abbiamo provato di fare, poi magari non siamo stati perfetti, sapete che su questo siamo abbastanza laici, però a un certo punto la responsabilità non è che può rimanere appesa, la responsabilità è sempre con le mani. Allora c'è sempre la decisione da presa, e la decisione è quella che è andata in questa direzione. Sul tema delle bonus al mercato, credo che qui ci sia un aspetto da chiarire che ha sottolineato il capogruppo Petazzoni, ma non solo, è tornato anche dopo, rispetto a, diciamo, al fatto che d'ora in avanti la fiera non ci sarà. Guardate che questo non è, cioè non è vero, nel senso che non è che fino ad oggi la fiera è stata fatta gratuitamente e domani qualsiasi sarà il risultato delle istruttorie, il comune elargirà. Quindi su questo aspetto credo che sia opportuno, diciamo, essere appunto, trasparenti. Perché consigliano in giunta, quindi le valutazioni, anche questa è ritornata più volte, quindi spero di poter dare risposta a tutti, poi i consiglieri diranno se non sono stato abbastanza chiaro. E quindi le motivazioni credo che siano due, ovviamente la prima è ovviamente tecnica, quella di dare al Consiglio la cui competenza è quella di istituire il perimetro all'interno del quale si muove, per poi dare alla Giunta la possibilità, come è perfettamente scritto, di stabilire i criteri. Per cui su questo, da un confronto con la parte tecnica, è emerso questo, diciamo, questo percorso, poi sapete che queste sono valutazioni che si fanno insieme. E proponiamo la discussione in commissione, qui torno sul tema delle tempistiche, cioè non è che c'è stata da parte dell'amministrazione una mancata volontà alla collaborazione, al confronto, al dialogo con gli operatori della città. Ci sono stati in diverse occasioni, tant'è che gli operatori stessi hanno pure utilizzato questi incontri, legittimamente, giustamente, per criticare l'operato dell'amministrazione. Quindi il presupposto logico è che questi incontri ci sono stati, e su questo penso che sia abbastanza chiaro. Poi sul tema delle spiegazioni che non siamo state date, su questo noi abbiamo una visione diversa, nel senso che noi crediamo di aver dato delle spiegazioni, poi in democrazia le spiegazioni possono essere accettate, condivise o non condivise, e quindi possono essere anche legittimamente criticate, ma diverso è, un conto è dire non sono state date le spiegazioni, un conto è dire legittimamente ad alcuni soggetti del territorio le spiegazioni non vanno bene, che credo sia comunque diverso. Vado sull'intervento del consigliere Toselli, adesso diciamo, non sono riuscito a trascrivere tutta la lettura dell'intervento. C'è qui, proviamo ad affrontare qui il tema della rilevanza economica, che poi anche questo è tornato più volte. Innanzitutto, è stata richiesta da parte della nostra parte tecnica a un operatore del territorio, che è un operatore che poi approva dei fatti, e poi ci tornerò dopo anche quando mi è stato richiesto dal capogruppo Guaraldi dove abbiamo trovato dei dati, vi darò esattamente il sito dove abbiamo trovato questi dati, quindi non ce li siamo inventati, proprio perché, come quando si dice, non esiste un piano economico, proprio perché all'amministrazione comunale, cioè scusatemi, faccio un'obiezione, perché non è l'amministrazione comunale, è al comune di Cento, che rimane anche dopo che l'amministrazione comunale corsi se ne andrà, e so che voi la spiegate che cade in fretta, ma questo è giusto dire così, al comune di Cento mancano i dati,
comune di Cento non ha idea, okay, di quanto valga economicamente la fiera che un servizio pubblico locale, poi tornerò anche sulla legge regionale sui temi della concorrenza, perché è molto chiaro su questo aspetto. Per cui da lì la necessità di capire a quanto ammontasse il valore economico della fiera, perché è legittimo, credo, insomma, su questo non c'è nulla da dire. Per cui da lì è partita una richiesta da parte della nostra parte tecnica a un operatore che, se non è quello che organizza, che la può organizza da tantissimi anni, e anche qui ripeto, ci sono fatte dimostrare insieme a concorsi, di avere i numeri. Numeri che legittimamente non sono stati forniti. Di conseguenza, e da qui il criterio della rilevanza economica, a parte che credo sia scontata, ma su questo altro chiudo una parentesi dopo, la necessità di andare a chiedere al mercato se questa, cioè, se questa rilevanza economica esiste, e la conferma che in pochissimi giorni sono arrivate 5 proposte, credo 10 giorni, se perdonate, ma comunque qua è un po' sfarfallo, sono arrivate 5 proposte, è evidente che un operatore economico manifesta il proprio interesse ad organizzare una manifestazione se c'è un interesse di carattere, se c'è una rilevanza di carattere economico. È molto evidente. Altrimenti, per quale motivo un operatore economico, chi che sia della città, non della città, che venga da dove vuole, dovrebbe mai andare a organizzare una fiera a Cento, andare a organizzare una fiera a Porto Maggiore, un altro comune della provincia di Italia? Questo me lo dovete spiegare, nel senso che magari c'è qualcuno che fa il volontariato, ma gli operatori economici legittimamente al 99% fanno i loro interessi economici, che hanno un impatto positivo sul territorio, e su questo non ci piove e ne siamo tutti ben contenti. Per cui questo è un primo tema sulla rilevanza economica, quindi uno, la mancanza dei dati, e sondare anche il mercato affinché questa rilevanza economica venga confermata, ed è stato anche poi il motivo per cui il percorso, no? Se volete, è stato il percorso, diciamo, l'iter, che viene l'iter amministrativo, che viene criticato legittimamente, poi su questo magari la nostra parte tecnica potrà anche dare ulteriori spiegazioni, confermo di quanto dico, attestato che esiste un mercato, attestato che esiste una rilevanza economica, si chiede al Consiglio di poter dare un mandato alla Giunta di intervenire su una decisione, cioè di costruire il perimetro, e di poter procedere con tutto l'iter amministrativo che ne consegue. Quindi non so se si può spiegare, non sto provando di collegare i tanti puntini della discussione. Poi, che questo vuol dire che alcuni sottolineino il loro non accordo, insomma, io questo ovviamente lo accetto, poi mi limito a dire che noi non facciamo i tecnici, facciamo un altro mestiere. Un tema, anche qui, non so, Presidente, quanto tempo ho finito, no. Posto da consigliere Toselli rispetto alla differenza tra la fiera di Cento, la fiera delle Nazze, che è stata citata, la fiera di Casumato, se non ricordo male. Anche su questo, guardate bene, che noi non ci siamo mai nascosti, cioè nel senso che le risposte le abbiamo sempre date, anche ai diretti interessati che venivano a chiedere, cioè, quindi le date io, quindi fino a prova contraria credo di poter riferire di quello che dico. E, sono state classificate, quindi ragionate, come delle attività folcloristiche ben diverse dalla fiera che è la fiera di Cento. E su questo noi abbiamo anche detto, credo che l'abbia detto anche l'assessore Tavia in commissione, che qualora delle attività che vengono ritenute più a carattere folcloristico che fieristico, come la diciamo, proporzione, no? Di cui sono da tantissimi anni, di cui sono contenti la fiera di Cento, anche in quel caso si interverrà in questa maniera. Peraltro sottolineo che proprio la legge regionale, che deve essere la 12 del 2000, adesso mi scuso ma so che sotto la tiro fuori, all'articolo 4 con 1c dice che le manifestazioni di interesse tipicamente locale sono escluse, quindi scusate, che disciplina le manifestazioni escluse dall'ambito dell'applicazione della legge, sono poi le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali sarebbe l'anno, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali. Quindi anche qui non è che ci ha commentato niente, questo
lo dico perché anche questo credo che sia rispetto, poi uno può non essere d'accordo, però non diciamo, attenzione bene, come è stato anche detto, che le cose che sono fatte, come dire, scivolano dai criteri di legalità, perché su questo, come dire, inizia a generare un movimento personale un po' che non sono disposto ad accettare. Le critiche le facciamo tutte, però attenzione anche al tipo di critiche. Quindi spero di aver spiegato grosso modo qual è la differenza che si è provata di, diciamo, che ho provato di spiegare. Sui tempi stretti mi sono già espresso, e sull'intervento del capogruppo Meloni dico la verità, faccio un po' fatica ad argomentare, perché non ho ben capito esattamente dove volesse, quale fosse la direzione dell'intervento. Mi sono appuntato velocemente perché se vuole avviare il governo dell'amministrazione non ho compreso sinceramente che cosa significhi, e anche lui ha, anche lei ha chiesto della rilevanza economica sulla quale ha già risposto. Qual è il guadagno dell'ente? Esattamente nessuno, se non il ritorno, così come in tutte le edizioni precedenti, l'impatto positivo di questa manifestazione genera nel nostro territorio, sicuramente un guadagno, diciamo, che l'ente non è che ce l'ha l'ente, ce l'ha la comunità di centro, la comunità dei centri, quindi su questo ecco, non riesco a dire altro. Rispetto all'intervento della, sto andando un po' per punti, ma perché insomma siete giustamente intervenuti molto. Quindi rispetto all'intervento del capogruppo Cannarone, appunto decisione presa con delibera giunta, poi per esprimere il consiglio su questo mi sono già espresso, anche sul tema delle responsabilità, c'è stato giustamente riportato che abbiamo preso una decisione importantissima per il territorio, dico sì, perché è il nostro mestiere, nel senso che credo che non si possa nemmeno, come dire, rivendicare in senso negativo un'amministrazione comunale che sia di un colore o di un altro, che si assuma le proprie scelte, nel senso che la critica può essere a volte al tipo di scelte che vengono assunte, però non rispetto al fatto che le nostre scelte le assumiamo, perché i centesimi, quando ci hanno votato, ci hanno chiesto esattamente di assumere delle scelte. La differenza tra Fiera delle Nazze e Fiera di Casumaro credo di aver già risposto, e poi direi che, diciamo, le repliche su questo intervento, spero di non dimenticarne nulla, possono essere finite. Su Gilberto già risposto, provo di concludere, scusate la lunghezza, rispetto a tutto.